uscito troppo sangue. Mi ha detto vai all'ospedale, ho detto io non voglio andare all'ospedale, voglio morire qua. Fa male le braccia. No, io non senti niente questa, vedi, non senti niente. Finita questa, braccia finita. Siamo di nuovo al CIE di Ponte Galeria. Oggi sono presenti 55 uomini e 18 donne. Le condizioni del centro continuano a peggiorare. Sono 12 giorni, i migranti ci dicono che non ci sono i riscaldamenti con il freddo che sta facendo. E abbiamo visto personalmente condutture rotte, per cui i bagni si allagano perché i tubi esce l'acqua dal lavandino direttamente per terra. L'impressione che abbiamo è di una situazione di abbandono totale, cioè appunto non funziona il riscaldamento, ci sono tubature sanitari completamente rotti con perdite d'acqua, le stesse coperte che vengono utilizzate, i giacigli buttati per terra. Guarda a vedere, faccio male. Anche tu siete gli altri bene? Io ho fatto una corda ieri. Hanno fatto il punto. Hanno fatto il punti qua, hai visto? Visto? Da ieri che l'ho mangiato, due pezzi di lame ce l'ho ancora in pancia. Ma tu lavoravi qui? Sì, autolavaggio. Che lavoro? Lavaggio. Autolavaggio? Sì. In nero? Sì. Come un italiano? Ma è italiano? No, egiziano. Tu egiziano e ti teneva a lavorare in nero? Sì. Quindi il tuo padrone non è stato punito però per questo? No. E tu sei qui? Sì. Chiuso. Il lavoro? No, anche che ti chiamano sacrinali. Sì, sempre chiuso. Io mangiare come pezzo di ferro. Pezzo davvero bella idea. Una settimana. Una settimana solo dentro. Gli hanno detto di andare in bagno, è andato da una settimana che va in bagno ma non è sceso. Pezzo di ferro così. Ci continuiamo a chiedere perché queste strutture debbano continuare a esistere, a costare tantissimo in termini di risorse economiche, ma soprattutto in violazione degli standard minimi della dignità umana. Guarda così, così. Da dove viene quest'acqua? Guarda. Oggi abbiamo trovato dei sospetti migranti, forse con la scabbia, che sono stati messi in una delle celle di isolamento. Situazioni igienico-sanitarie gravissime, tentativi di suicidi, atti di autolesionismo, e su questo penso che interesseremo anche il sindaco Marino, che come autorità di governo locale ha poteri immediati di interventi per emergenze sanitarie, ad esempio. Mi riferisco ad epidemie di malattie infettive che ci sono e sono in corso, siamo stati informati di ospiti detenuti di fatto del centro che hanno infezioni di scabbia, ad esempio. Quanto è la diaria pro die pro capite che lo Stato versa all'ente gestore per questo centro? Allora, per il CIE di Ponte Galeria l'ente gestore è entrato a metà dicembre del 2014 e ci è stato riferito che c'è un contratto di 3 anni per 29 euro pro capite al giorno per trattenuto.